rivisto, leggete rivisto. Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti all'Irriverente. Come avete visto dalla clip di inizio di trasmissione, parleremo stasera di nuovo di cultura. È necessario sottolineare che è sempre più difficile trovare un qualche luogo dove si possa ulteriormente trovare aggregazione, e c'è questa nuova formula, una formula particolare che è il teatro in casa, il teatro di casa in casa, il teatro a casa vostra. E per parlare di questa nuova formula culturale abbiamo invitato stasera nei nostri studi un'attrice, si chiama Barbara Garosi, è milanese ed è qui insieme a noi appunto per parlare di questa nuova forma, di questa nuova formula di teatro. Come si svolge? Si svolge praticamente così, la persona che vuole invitarci a casa sua ci invita a casa sua e noi possiamo proporre una serie di spettacoli o di quelli che abbiamo in calendario, in elenco, oppure addirittura a tema. Nel senso che se qualcuno volesse, non so, una serata particolare con musiche particolari, noi siamo in grado di fargliela. Ecco. Molto semplicemente. Ecco, praticamente è l'attore che cerca lo spettatore a questo punto. Sì, cioè, sì, esatto. Una esatto. Formula che parte, diciamo, dall'antico modo di fare teatro, no? Il sì. Teatro ha un suo inizio proprio per cercare di portare la cultura di casa in casa, di piazza in piazza. Oggi la piazza è quella che è difficile riuscire a reperire sale che soprattutto nelle piccole località sono sparite, non c'è più certo. Cinematografo, non c'è più certo. Una sala di teatro, pertanto voi aveste pensato a questa nuova formula. Questa sì. Nuova formula che consiste nel proporvi al privato per cercare di rappresentare qualche cosa. No, voi vi chiamate come compagnia teatrale Concerto di Dame, è prevalentemente sì. Un qualche cosa che rappresenta diciamo la musica colta. Lei sì. È la voce narrante sì. E ci sono poi concertiste, attori, attrici, no? Che rappresentano un qualche cosa di particolarmente musicale. Sì, noi siamo quattro donne in realtà. Allora, io sono la voce recitante, poi abbiamo un soprano, Elisabetta Paternò, la mia pianista è Svetlana Usenova, che viene dall'Azerbaigian, e un'arpista, Letizia, che voglio sottolineare, ha cominciato con noi 4 anni fa, che aveva esattamente 17 anni e mezzo, era un po' la nostra bambina, la nostra mascotte. E nasce da questo fatto di voler portare un pochino di cultura, ma con una formula direi nuova, perché prima di tutto il fatto di essere quattro donne, così diverse come estrazione e anche come età. E poi il discorso di veniamo a casa vostra e non dovete fare assolutamente niente, non dovete neanche avere un pianoforte al limite perché lo portiamo noi, pensiamo tutto a noi, voi dovete solo sedervi in poltrona e facci gli applausi se è il caso, oppure tirarti ecco, però diventa abbastanza complicato, no? Immaginare sì. Tanto una casa che possa permettere l'ospitalità di un certo gruppo di persone, sì. Di un certo numero di persone. Sai, poi pensare all'arpa piuttosto che al violino, sì. Piuttosto che al sax o alla tromba, viene facile immaginare che si possa accedere ad un appartamento, ma pensare ad un pianoforte, insomma, mi sembra abbastanza costoso. No, quello no, nel senso che appunto lo portiamo noi, non abbiamo nessun problema né di spese né di trasporto, e poi anche diciamo lo spazio che può essere utilizzato, non pensate che ci voglia un castello, basta anche una sala normalissima, delle sedie e basta, lo spettacolo. Ecco, c'è un minimo di persone, di spettatori che può garantire sì. La riuscita della serata, perché ci saranno dei costi o fate tutto gratuitamente? Tutto gratuitamente no, però diciamo che i nostri costi sono a livello di una cena in un ristorante,
più o meno per 2-3 persone, non andiamo oltre, costiamo molto poco, anzi forse uno magari si può anche meravigliare di questo, però in realtà, ripeto, con una ventina di persone la serata funziona benissimo. Cioè il vostro è un volontariato culturale? Fra virgolette sì, se vogliamo definirlo così lo possiamo definire così. Quest'estate per esempio quando siamo venuti qui ad Alassio, tanto per dirne una, le spese di ospitalità non ci sono state perché abbiamo ospitato le mie amiche a casa nostra e quindi ci siamo anche molto arrangiati. Ecco, avete trovato la location in una villa, sì, e beh questa sì, è già una cosa particolare, però sì, pensare ad un appartamento, cosa che avete fatto ad Albenga, sì, no? Sì, un appartamento sì, abbastanza capiente, perché sì, insomma avevano una sala. Avevano una poteva... sala grande, però per esempio che avesse un terrazzo che può contenere un po' di persone, giusto il nostro pianoforte, qualche sedia, si può fare benissimo. Quindi non bisogna spaventarsi all'idea di avere il teatro in casa, perché è un teatro esiguo, è un teatrino di corte, se vogliamo dirla. Beh, però torniamo al passato, sì, per rilanciare il presente, certo, cioè una sorta di slogan. Sì, certo, però questa cosa nasce, io voglio sottolinearlo, dal fatto che siccome per noi, noi veniamo da Milano, ma è difficile trovare degli spazi anche nel nord Italia, perché in ogni caso i comuni dove noi siamo andati abbiamo fatto i nostri spettacoli, li abbiamo fatti ma con grande fatica, nel senso che la prima cosa che ti dicono: ah che bello, però noi non abbiamo soldi, perché è un momento di crisi, perché per la cultura l'ultima cosa, la voce e la cultura è proprio l'ultima delle voci a cui si pensa. Allora a questo punto ci siamo detti: se la montagna non va Maometto, Maometto andrà alla montagna, citiamo una frase del dottor Lacorte, e così ci siamo arrangiati. Adesso per esempio io sto pensando a uno spettacolo, se tutto va bene, per l'estate prossima sul mare, e quindi mi occorre un terrazzo, un giardino, qualche cosa, quindi se qualcuno mi vuole ospitare io vengo a casa vostra e non ve ne pentite, perché ecco, pertanto, è divertente. Diciamo che non è soltanto il terrazzo, perché in questo sì, periodo invernale si sì, potrebbe benissimo organizzare uno dei vostri concerti, sì, una delle vostre sì, pièce in una stanza anche certo, di 20, ho letto, anche di 20 metri quadrati, dove certo, a un certo sì, punto ci può stare un sì, certo numero, magari un po' pigiati, però uno sì, magari sì, si può sedere sul divano, l'altro si siede sul tavolino, ma certo, l'altro si siede per terra, ma certo, e diventa una cosa anche abbastanza sì, simpatica e familiare. Sì, senza dubbio, qualsiasi spazio, fosse anche, non so, una sala per una riunione condominiale, dico una cretinata, un oratorio, un vecchio cinema in disuso, una chiesa sconsacrata, ovunque si può fare teatro. Il teatro si fa dappertutto, basta che ci siano le persone. Quando ci sono quattro persone che sono pronte, lo spazio si trova. La volontà c'è, l'entusiasmo anche. Abbiamo visto poi il riscontro, perché in realtà se si pensa come sono le nostre serate, sempre tra televisione o cose di questo genere, proprio le persone hanno perso il gusto, la voglia di trovarsi insieme e di sottoporsi a questo rito meraviglioso, perché il teatro è una religione, è una liturgia. E tutti quanti invece abbiamo notato questa risposta. Ecco, non avete provato sì, a chiedere aiuto a qualche amministrazione comunale, insomma, amministrazione sì, pubblica, con un piccolo sì, contributo che potrebbe permettere questo itinerante certo, teatro di casa in casa in ogni certo, città, no? Prendiamo Imperia piuttosto che, non dico Sanremo, perché Sanremo ha grande certo, possibilità sì, rispetto a tutte le altre località della Riviera e magari anche del Basso Piemonte. Ma, però certo, il, sì, il presentarsi con un, diciamo, chiamiamolo cartellone, con un programma che il, diciamo, l'ospite può scegliere. Allora, su una vasta gamma sì, di spettacoli o no? Sì, allora noi abbiamo provato, diciamo che sono già qualche anno che proviamo anche la zona della Liguria, dove peraltro abbiamo visto che è molto complicato questo discorso. Per Alassio, per esempio, è stato impossibile. Lo dico proprio, mi dispiace perché è la città dove passiamo le vacanze, la nostra città, però insomma c'è un clima che non è adattissimo per queste cose. Vedremo. Cioè la cultura è un optional. Sì, è un grosso optional. Vedremo, abbiamo provato anche all'Anglicana, ma ci hanno sempre risposto di no per un sacco di ragioni. Adesso, per esempio, io sono qui che sono un pochino, diciamo, sui carboni ardenti, perché l'anno prossimo è l'anniversario della guerra mondiale, è 2015, io ho uno spettacolo nel cassetto proprio sulla guerra mondiale, vista dalla parte femminile, che potrebbe essere anche molto interessante,
per cui non lo so, vedremo. Da noi a Milano le cose sono sinceramente un pochino più semplici rispetto alla Liguria, per cui riusciamo a fare concerti. A marzo, per esempio, andremo per la seconda volta al Castello Visconteo di Binasco, dove gentilmente ci invitano sempre, e abbiamo trovato un clima più adatto, anche nella stessa città di Milano e in altri posti. Siamo stati in chiese, in Certose, insomma c'è un riscontro un po' diverso. Beh, comunque la Liguria non, la Liguria è, non è solo Lazio. Ecco, ci saranno sicuramente, sì, molti, sì, sicuramente, molti rappresentanti di enti pubblici che ci stanno, sì, seguendo in questo momento. Facciamo un appello, insomma, a chi si interessa e chi ha a cuore la cultura, che anche senza una struttura particolare si può fare cultura, si può fare teatro. Cioè, prendiamo ad esempio Pieve di Teco. Pieve di Teco, sì, è un paese con una sua storia, con una sua grande storia, ha il più piccolo teatro del mondo. Sì. Pertanto in questa piccola località si è riuscito a sviluppare cultura grazie ad un teatro che è obsoleto e, sì, vecchio, cadente negli anni scorsi, è stato riportato agli onori, perché è una struttura spettacolare dove piccole, anche piccole compagnie possono rappresentare opere di grande rilievo. È indubbio il fatto che, insomma, non è solo la Liguria, è l'Italia intera che di fronte alla cultura, insomma, c'era, forse mi ripeto, quel ministro, ex ministro, che sosteneva che, insomma, che con la cultura non si mangia, però non mangerà e non si parlerà alla pancia, ma si parlerà alla testa, che forse avremo tutti bisogno di un po' più di teste per ragionare, per cercare di uscire da un impasse particolare e difficile come in questo momento. E la cultura potrebbe dare un'ulteriore possibilità per uscire dal tunnel della crisi. Qualcuno dirà: ma come? Ma senza conoscere le cose non si possono trovare soluzioni. È soltanto attraverso la cultura che si ha conoscenza del passato, si ha conoscenza della storia e si possono evitare molti errori. Allora, in Pieve di Teco ci siamo già messi in contatto, adesso vediamo se rispondono, perché in realtà la nostra rete è abbastanza capillare, abbiamo scritto penso a mezzo mondo. Invece siamo abbastanza a buon punto con Ortovero, dove c'è un delizioso teatrino di 99 posti e speriamo di riuscire a fare presto qualcosa anche lì. Ecco, l'assurdo è che risponde più l'entroterra che, sì, la costa. Esatto. Ecco, sì. No, perché molto, io credo, sì, che sia per il fatto che da qualche anno nell'entroterra veramente si è creata una cultura di rinascita, una cultura necessaria per rilanciare le vere radici, la vera storia, perché poi, insomma, le popolazioni della costa non sono nient'altro che quelle dell'entroterra che si sono spostate sulla costa e che molto probabilmente hanno perso l'idea della tradizione, delle origini, della cultura, cosa che invece nell'entroterra è rimasta. Però abbiamo parlato di piccoli teatri, di piccole realtà territoriali. Parliamo anche, e lanciamo questo appello, alle città più grandi, no? Che possono essere Savona, la stessa Genova, la stessa Sanremo, Imperia, Ventimiglia, per poter far sì che, insomma, lo spettacolo culturale possa raggiungere le case. Però viene spontaneo chiedere, insomma, lei di professione fa l'attrice, ma una professione, ci si campa con la professione. Ci dica la verità, quanto costa? Se io volessi chiederle, senta, stasera viene a casa mia un gruppo di amici, potrei far autotassare i miei amici, invece di offrirle un bicchiere di whisky, gli offrirei qualcosa di diverso. Beh, la ringrazio. Potrebbe per essere un'idea. Dunque, il whisky lo ringrazio moltissimo perché mi va anche bene, però insomma, se proprio devo fare... No, ma se al posto del whisky sì, va bene, d'accordo. Diciamo, io quasi mi vergogno a dirlo, però noi prendiamo 100 euro a testa. 100 euro a testa, con 100 euro a testa più magari una piccola qualcosa in più se ci sono spese appunto di trasporto, un treno piuttosto che, non lo so, portare qualche cosa, ma in realtà il nostro cachet è quello, per cui se siamo in tre sono 300 euro, se siamo in quattro sono 400 euro. Insomma, è la spesa di una normale cena fuori in qualche parte, non mi sembrano cifre mostruose. Se poi vi tassate tutti quanti, mettete, non so, 10-20 euro a testa, ecco che la serata è già assolutamente comodi a casa di amici, esatto, a casa propria, esatto, si può godere uno spettacolo, esatto, teatrale spendendo meno di quello che si spenderebbe, sì, in un locale attrezzato. Beh, esatto. Ipotizziamo questo
diciamo che questa vostra, che questo vostro esperimento, che ormai non è più un esperimento, ma sì, è ormai conclamato, possa prendere, diciamo, tra virgolette, in mano la situazione rivierasca, della Riviera Ligure di Ponente. Sì. Ecco, come e cosa proporreste? Esclusivamente continuereste ad offrire musica classica, musica lirica, musica colta nel suo insieme o anche delle pièce teatrali vere e proprie? Allora, delle pièce teatrali onestamente io non ci ho mai pensato, perché di no, nel senso che il teatro è in mano a compagnie, quindi, e poi ci vogliono anche i testi, ci vogliono gli autori. No, io diciamo che oltre a queste cose di cui mi occupo anche di conferenze, perché faccio conferenze storiche, quindi anche questa parte potrei in un certo senso coprire, una parte culturale. Pièce teatrali no, perché non saremo, dovrei trovare delle persone che come me possono recitare o fare delle commedie, però vedo che qua ci sono delle compagnie, anche compagnie di giro, tutti gli anni arrivano anche grosse compagnie. E quello che invece fa impressione è che per esempio queste compagnie stanno pochissimo, magari in una serata, due, tre, ed è assurdo, perché il teatro una volta, mi insegna, era qualcosa di molto più fisso, molto più stabile. Anche nella stessa Milano io vedo commedie che vengono date una settimana, massimo 10 giorni, e questo è incredibile, perché non c'è più l'abitudine di tenere un cartellone per tanto tempo. Questa è una cosa che colpisce moltissimo. Se lei pensa, non so, negli Stati Uniti, a Broadway, dove magari c'è una commedia musicale che è lì da 10 o 15 anni, dove addirittura gli interpreti non vengono neanche sostituiti, invecchiano facendo quella commedia, l'Italia ha una crisi terribile. Nella stessa Milano stanno sparendo un sacco di teatri. I cinema importanti, per esempio, sono spariti tutti, sostituiti da ignobili negozi, io trovo. La Milano che conosco io non c'è più, assolutamente. Non c'è più la Milano da bere. Sì, non c'è più, no, quella Milano da bere che è sparita mi va benissimo, perché ci ha portato alla rovina, ma quella precedente, quella dei grandi teatri, delle grandi serate, delle grandi incontri, quella non esiste assolutamente più, è stata sostituita da cose molto volgari e di bassissimo livello. Io penso però che questo non sia colpa della politica, ma sia veramente colpa della crisi, perché il fatto che una compagnia teatrale rimanga soltanto una settimana, che il cartellone, quell'opera rimanga una settimana, significa che si esaurisce in una settimana il pubblico che può accedere a quel tipo, il pubblico fruitore sono anche i costi di livello culturale. Ecco, dopo una settimana io penso che abbiamo esaurito, ma non tanto per il fatto che non ci siano proprio i quattrini, le 15 euro, i 20 euro per poter andare a teatro, ma perché non c'è la cultura, come ha detto lei, la televisione ha la fine che stanno facendo i giornali, ecco, i quotidiani poco per volta ormai spariscono, internet subentra e subentra anche purtroppo, al teatro tradizionale. Certo, la televisione ha appiattito tutto, ha distrutto tutto e ha reso veramente, una volta c'era il teatro anche che più non tanto giovane si ricorderà, che c'era una serata fissa, che mi pare fosse il mercoledì, dove c'era il teatro in televisione. Io sono cresciuta con la televisione che trasmetteva commedie addirittura in diretta, dove se l'attore sbagliava in diretta. Adesso abbiamo queste fiction dove, a me dispiace dirlo, si recita a volte in maniera veramente atroce, ma questo vuol dire deteriorare il gusto del pubblico, che non capisce più quando c'è un prodotto di qualità e quando c'è una cosa lì buttata via, purtroppo. Tornando alle cose nostre, io ho cercato di trovare delle persone che fossero a un livello molto, molto buono, perché io ho una pianista che è una concertista, una arpista che nonostante la giovane età è già proiettata verso una carriera eccezionale, il mio soprano che è molto brava, e poi insomma la cosa più importante di questo piccolo gruppo che noi abbiamo è il fatto che, mi piace sottolinearlo, nonostante siamo quattro donne si va molto d'accordo. Ora si è creato un clima di amicizia, di simpatia, c'è un feeling molto profondo, e quindi questa è anche un'occasione per noi e per chi ci sta intorno di divertirci, perché io ho sempre detto, la volta che manca il divertimento in questa cosa e cominciamo ad annoiarci o avere dei problemi o avere delle discrezie o degli scontri, basta, è finita. E invece finora, grazie a Dio, è andato tutto liscio,
e le cose procedono. Ecco, signora Garrosi, senza la passione, no, la esatto. passionaccia, non esatto. si fa assolutamente nulla. Nulla, neanche in cucina. Quindi lanciamo un po' questo appello affinché insomma, il teatro veramente possa arrivare a casa nostra, sì. voi dite a casa vostra, io dico a casa nostra, ma un aiutino da parte di quelle amministrazioni che magari non riescono ad organizzare la manifestazione direttamente, insomma con qualche spicciolo si può fare esatto. diventare il teatro itinerante di casa in casa e magari quella settimana di cartellone che a Milano viene fatta fuori in 448 esatto. così come a Roma e nelle altre grandi città, magari nei piccoli centri dove d'inverno si scende un po' il tenore non di vita ma anche di vita, dove il letargo prende e fa un po' troppo dormire, magari il teatro casa per casa sarebbe l'ideale. Voi sareste disponibili, ecco, lanci anche lei un appello, come fanno per rintracciarvi? Avete un sito internet? Sì, abbiamo un sito internet, dunque adesso io devo ricordarmelo perché io sono nemica di queste cose moderne, però comunque è www.concertodidame.it, comunque scrivete Concerto di Dame e veniamo fuori noi, mi riconoscete perché io sono quella più grassa, con i capelli lunghi, insomma sono io quella, ecco, dunque Concerto di Dame, ecco. E lo trovate insomma. Io la ringrazio per l'aiuto che state dando alla cultura italiana e come voi ci sono altre compagnie sparse per l'Italia, no, voi parlate e parliamo di una compagnia, se compagnia si può trovare, sì. di questo gruppo sì. che opera nell'Italia del Nord, però ci sono vostri colleghi che stanno facendo l'identica cosa nel centro Italia e nel sud Italia e poco per volta si stanno muovendo sia a piccoli passi, ma il successo direi che è ormai è garantito, perché insomma sta entrando nella cultura. Poi diciamo che c'è anche un po' il vezzo, perché immaginatevi di poter invitare un gruppo di amici e magari con 300-400 euro il costo di una serata, come ha detto esatto. la signora, al ristorante, o magari dicendo agli amici invece di portare il panettone, la bottiglia di champagne o la bottiglia di whisky, beh, aiutateci con 15 euro, 20 euro e tutti insieme ci potremo godere un qualche cosa che in altre parti d'Italia non potremo fare. Non abbiamo teatro, non abbiamo cinematografo per molte località, pertanto divertiamoci in casa e cerchiamo di assorbire il più possibile la cultura che il Concerto di Dame ci può offrire. Grazie signora Garrosi di aver grazie accettato il nostro invito. Grazie molte. Diamo una novità attraverso le telecamere di Imperia TV, insomma ricordatevi Concerto di Dame, trovate su internet indirizzi e numero di telefono. Grazie di aver assistito a questa trasmissione, grazie ancora alla nostra ospite e vi do appuntamento grazie. Alla prossima trasmissione mercoledì ore 21:45 sempre su Imperia TV. Grazie e buonasera a tutti. Rivisto, leggete Rivisto. Oh!